eccomi. Siamo in sintonia. E questo eccomi, che in ebraico è quella parolina lì al fianco, ineni, noi lo troviamo sin dalle prime pagine della Bibbia. Ricordate quando Abramo, dopo aver avuto Isacco, Isacco oramai grandicello, il Signore lo chiama una mattina, non leggete quello che è là sopra, ve lo leggo io. E Abramo sente Abramo, Abramo. E Genesi dice Dio lo chiamò per metterlo alla prova. E Abramo rispose ineni. Il testo ebraico dice ineni, eccomi. Più avanti la stessa esperienza accade a Giacobbe, colui che diventerà Israele. Anche lui fu chiamato da Dio e anche Giacobbe rispose ineni. Vi ricordate del giovane Samuele in casa di Eli, che si sente chiamare in piena notte Samuele, Samuele, però non sapendo chi era colui che lo chiamava, andò dal sacerdote e gli disse ineni, mi hai chiamato? E l'uomo anziano disse no, torna a dormire. Ma Samuele fu chiamato una seconda volta. Allora Eli gli disse guarda, se ti sentirai chiamare di nuovo, digli, parla, che il tuo servo ti ascolta. E il testo che condividiamo insieme oggi ha a che fare, tornate indietro, l'hanno letto ma glielo voglio leggere io, siamo nel regno di Giuda, nel tempo in cui è profeta Isaia. Un tempo in cui i re sono corrotti, non osservano più la legge di Mosè al punto che onorano divinità cananee, offrono sacrifici umani. Siamo intorno al 740 avanti Cristo e il profeta appunto è Isaia. E questo profeta per 40 anni profetizzerà castighi, sciagure sul popolo di Giuda a causa della loro infedeltà. Il testo è il testo del capitolo 6 ed è uno dei brani ai quali io sono più affezionato e vi spiego anche il perché. Perché ero giovanissimo quando per la prima volta sentii una predica su questo testo che conservo gelosamente nel mio cuore. E la cosa felice che Dio mi ha donato, una delle cose felici che Dio mi ha donato nel mio percorso di servizio, è che l'uomo che predicò questo testo, quando io era ancora un ragazzino di 18-19 anni, scuotendo la mia anima del profondo, l'ho ritrovato a distanza di oltre una decina d'anni ad essere colui che ha valutato la mia tesi universitaria. Corsi e ricorsi della storia. Allora io spero questa mattina per essere per qualcuno di voi quella voce che scosse la mia vita meditando questi testi, e lo faremo analizzando gli 8 versi iniziali del capitolo 6, per cui se volete potete seguire dalla vostra Bibbia, ma leggeremo un verso alla volta e faremo le nostre meditazioni. Quindi non leggiamo tutti gli 8 versi assieme,
ma uno alla volta, come se fosse un viaggio di 8 tappe. Quindi partiamo subito dal primo verso. Nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Isaia è già profeta, è profeta in Giuda, abbiamo già detto, quindi è già una voce in mezzo al popolo, è uno che conosce la voce del Signore. Però accade qualcosa nell'anno della morte del re Uzzia. È morto il re. Per un paese è un qualcosa di importante, ma nello stesso tempo di sconvolgente e preoccupante, perché alla morte del re non si sa chi salirà al potere, chi prenderà il suo posto, quindi è una situazione anche destabilizzante. E partiamo da qui per mettere dei punti fermi davanti ad ognuno di noi. Ci possono sicuramente essere momenti della nostra vita che ci sconvolgono. Mentre viviamo nella nostra serenità o anche nelle nostre difficoltà, andiamo avanti superandole giorno per giorno, può accadere qualcosa, come quello che è accaduto qui a Casal di Principe giovedì sera, come quello che potrebbe accadere domani e noi non ancora conosciamo, un fatto di cronaca, un episodio, un qualcosa di personale che reca turbamento. Ma ciò che il profeta Isaia ci dice è che questo testo ci mette davanti e che nel momento in cui è morto il re e ci possono essere preoccupazioni, il profeta non va al governo. Il profeta non va al consiglio comunale, il profeta non chiede un appuntamento con il candidato sindaco, il profeta va nel tempio. Quando qualcosa ti sconvolge, quando qualcosa ti preoccupa, ricordati che il posto nel quale tu per primo devi recarti è la presenza del Signore. Isaia andò nel tempio, e nel tempio che cosa vide? Io vidi. Che bello andare alla presenza del Signore e poter aprire gli occhi, vedere, contemplare quella che è la realtà, ciò che la stragrande maggioranza della gente non vede, ciò che la stragrande maggioranza delle persone neanche concepisce. Nel tempio il profeta vede il Signore, non vede il pastore, non vede i musicisti, non vede le altre persone, no, i suoi occhi nel tempo sono attratti da Dio e davanti a lui si palesa una visione soprannaturale. Io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato. Il re era morto, ma sul trono più alto, sul trono che è al di sopra di tutti i troni, sul governo più alto nell'universo, non c'è seduto un uomo, non c'è seduto una organizzazione, non c'è seduto nessun CDA di qualsiasi azienda mondiale, ma sul trono più alto c'è il Signore. Io vidi il Signore seduto sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Quel trono alto, al di sopra di tutto quanto, ci dice che il Signore governa, al di là di quello che noi riusciamo a percepire, al di là di quello che noi riusciamo a comprendere, al di là di quello che noi riusciamo a spiegare. Sia chiaro una cosa: Dio è sovrano, a Lui appartiene l'imperio, la potenza,
la gloria nei secoli dei secoli, ci ricorda l'Apocalisse. Egli è al di sopra, però egli non è solo al di sopra, egli non è lontano, egli non è distante, lui è seduto al di sopra, ma il suo mantello, fratello, sorella, è sopra di te. Il suo mantello riempiva il tempio. E se i tuoi occhi in questo momento si potessero aprire, tu vedresti un mantello scendere, espandersi in questo luogo, coprire questa modesta e piccola assemblea come un grande lenzuolo sotto al quale noi ci sentiamo protetti e custoditi dal Signore. E quel mantello di Dio che vede Isaia deve riportare alla vostra memoria di credenti il mantello che la donna dal flusso di sangue decise di andare a toccare con una determinazione fuori dall'ordinario. Se soltanto toccherò il lembo del suo mantello, cosa dice? Sarò guarita. E io ti dico che tu stamattina non devi toccare il lembo, perché il lembo è sopra di te. Sei sotto al lembo del Signore, niente, nessuno potrà toccare la tua vita se i tuoi occhi vedono l'Eterno sul trono, se i tuoi occhi entrano nella casa del Signore e si alzano al di sopra. Quello che gli altri non vedono, tu lo stai vedendo. Quello che gli altri non vedono, tu lo hai visto. E su quel trono c'è il Padre, ma poi c'è un altro trono, ci dice l'Epistola agli Efesi, che è il trono di Cristo Gesù. E Paolo dice che Gesù ha preso te, ha preso me e ci ha messo a sedere sul suo trono, al di sopra delle potenze, dei principati e dei dominatori che sono nei luoghi celesti. Quindi come esseri umani noi siamo sotto al mantello di Dio, sotto la sua protezione, ma spiritualmente, come creature già eterne, sediamo sul trono di Cristo e niente e nessuno è più forte di noi. Niente e nessuno è più forte di noi. Niente e nessuno è più forte di noi. È necessario mettere le firme sotto certe affermazioni. È opportuno dichiarare alle potenze attorno a noi, alle mosche che ci vogliono infastidire, agli spiritelli dell'inferno che colpiscono di ira e di violenza quelli che non sono sotto al mantello di Dio, che noi siamo più forti. Andiamo avanti con la visione. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Gli occhi di Isaia non vedono solo questo trono in alto, sul quale c'è una figura che lui non riesce a distinguere, ma riconosce essere il Signore, e vede questo mantello che dal cielo arriva dentro al Tempio di Gerusalemme riempendo ogni spazio, ma vede a fianco a questa figura delle creature angeliche, degli esseri spirituali che noi immediatamente diremmo migliori, superiori a noi. E queste creature angeliche che sono attorno al trono di Dio hanno 6 ali, con 2 si mantengono sospese nell'aria, ma con le altre 4 ali fanno un qualcosa di particolare.
con due ali si coprono la faccia, con altre due ali si coprono la parte di sotto, i piedi. Perché? Perché gli angeli hanno vergogna di farsi vedere da Dio. Perché gli angeli si sentono piccoli e miseri davanti a Dio. E io mi domando, se gli angeli si coprono la faccia, se gli angeli si coprono i piedi, perché mai noi alla presenza del Signore ci spogliamo e mostriamo la nostra carne? A volte veniamo anche in abiti talmente succinti che mostrano tutte le nostre forme e non abbiamo il minimo pudore di nasconderci agli occhi del Signore. La presenza di Dio dovrebbe metterci i brividi, perché entrare alla sua presenza è fare scoperta della santità di Dio, che davanti a Lui ci dobbiamo nascondere. E vi ricordate di Adamo dopo il peccato? Cosa fece Adamo? Signore, mi sono nascosto perché ho avuto paura di te. E noi che siamo più peccatori di Adamo, perché non ci nascondiamo? Dovremmo coprirci realmente la faccia, aspergerci il capo di cenere, umiliarci davanti a Lui. E mentre gli angeli, questi serafini, facevano questo, il verso dopo ci dice che l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. E qui capiamo perché si coprivano. Si coprivano perché colui che era dinanzi a loro era tre volte santo. Ed essi con il volto coperto, con i piedi nascosti, sospesi nell'aria, proclamavano, gridavano, quasi dandosi un grido d'allarme gli uni agli altri: Santo, santo, santo è il Signore, l'Eterno degli eserciti. E la sua gloria riempie tutta la terra. Siamo più abituati a predicare l'amore di Dio. Ci piace parlare della misericordia di Dio. Qualche volta ci piace anche appellarci alla giustizia di Dio. Ma è tempo che torniamo a predicare la santità di Dio. Perché se Dio è santo, il suo amore è un amore immenso. Se Dio è santo, la sua giustizia è efficace. Se Dio è santo, la sua misericordia raggiunge anche la mia vita. Se Dio è santo, la sua grazia non conosce eguali. È la santità che certifica tutti gli altri attributi di Dio. Perché se Dio non fosse santo, io potrei mettere in dubbio la sua giustizia. Se Dio non fosse santo, io potrei dubitare della sua misericordia. Se Dio non fosse santo, potrei giudicare il suo amore accusandolo di fare disparità o discriminazione. Ma siccome io credo e la scrittura dichiara che egli è ben tre volte santo, io mi fido di lui. Che vuol dire che egli non sbaglia, perché è santo, santo, santo. È colui che tre volte santo chiede al suo popolo: siate santi, così come è santo il vostro Dio. E il grido degli angeli è una lode,
E infatti il verso 4 ci dice: gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. La presenza, la gloria di Dio, quello che gli ebrei chiamano lo Shekinah. La nuvola di fumo riempie il tempio mentre le porte tremano, mentre gli angeli gridano santo, santo, santo. E questo dice a noi che la lode della Chiesa fa tremare non solo l'inferno, fa tremare finanche la casa di Dio. Tutto vibra quando coloro che sono nella santità di Dio lo lodano e lo adorano. Noi crediamo nella potenza della lode e dell'adorazione. Ed è per questo che io prego che i nostri giovani, le nostre giovani che fanno questo servizio importantissimo, lo facciate coprendovi la faccia, lo facciate coprendovi i piedi, lo facciate volando alla presenza del Signore, tenendo presente ogni volta che nominiamo il nome di Dio, che ogni volta che apriamo la bocca per il Signore, siamo davanti a colui che è santo, santo, santo. E fermarmi qui sarebbe una cosa felice e bella, ma non posso fermarmi qui, perché adesso cominciano i problemi. E il verso 5 ci dice: ha visto il trono, ha visto il Signore, ha visto il mantello, ha visto gli angeli, ha sentito il grido di lode, ha visto le porte del tempio tremare, ha visto il fumo avvolgere il tempio. Ahimè, sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Quando sperimentiamo la presenza di Dio, quando sperimentiamo la santità di Dio, quando siamo avvolti dalla gloria del Signore, non ci sono grida di giubilo, non si fanno i salti in chiesa, non ci sono i balli da discoteca. Dove c'è la presenza di Dio c'è una profonda umiliazione, dove Dio si manifesta, si finisce con la faccia sul pavimento. Quando Dio si manifesta e scende in mezzo al suo popolo, noi ci prostriamo, cadiamo a terra. Cosa dice l'apostolo Giovanni? Neanche davanti a Dio, quando ha la visione dell'angelo del Signore, dice: io caddi a terra come morto. La presenza di Dio ci fa sentire perduti. Ed Isaia, che non era l'ultimo, anzi era la voce di Dio in Gerusalemme e in tutta la Giudea, ci dice che ebbe un grido di paura. Ahimè, io da qua non esco vivo. Perché la scrittura ci dice che chi vede Dio muore. Io sono perduto, io sono morto, sono perso. Cioè, io che sono la voce del profeta, ma ho labbra sporche. La mia bocca esprime giudizi, parole che non vengono da Dio. Come posso parlare nel nome di colui che è tre volte santo? E mentre la desolazione, lo sfinimento lo sta prendendo, ha una rivelazione. Eppure, dice, sono l'ultimo dei profeti.
La mia bocca non è degna di parlare nel suo nome? Dovrei morire davanti alla santità di Dio? Eppure i miei occhi lo stanno vedendo. E lui passa dalla santità all'amore di Dio. Dice: se sono qui è un atto della sua misericordia. Egli mi sta concedendo la grazia non di uccidermi, non di distruggermi, non di schiacciarmi, ma di diventare la sua voce. Ed è quello che Dio fa per ognuno di noi. Egli non ci schiaccia come degli insetti, egli non ci mortifica nei nostri peccati, egli non ci calpesta quando siamo lontani da lui, ma quando siamo caduti egli viene e ci rialza. E i tuoi occhi e i miei occhi ancora oggi possono contemplare la sua grazia e la sua misericordia. Però Isaia deve parlare nel nome del Signore e sta confessando, ecco quello che vi dicevo prima, davanti alla santità di Dio, davanti alla gloria di Dio, noi finiamo al pavimento. E quando finiamo abbattuti come morti, c'è un passaggio fondamentale. Sono un uomo dalle labbra impure. Confessare i propri peccati senza pentimento non c'è confessione, senza confessione non c'è ravvedimento, e senza pentimento e senza ravvedimento non c'è perdono e non c'è nuova nascita. La via è obbligata. Davanti a Dio dobbiamo riconoscere la nostra condizione e mostrargliela, anche perché lui ben la conosce. Ma quando gli confessiamo il nostro stato, verso 6, allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare, mentre Isaia è lì contrito, abbattuto, però è rialzato nello spirito perché i suoi occhi stanno contemplando l'Eterno, la sua bocca e il suo cuore hanno confessato che è in una condizione che non può servire il Signore, Dio non sta a guardare. Dall'alto del trono del Signore uno degli angeli, uno dei serafini parte e va vicino all'altare dove c'è del fuoco bruciante nel tempio e prende un carbone ardente. Ma come lo prende il carbone? Come lo prende? Con le molle. Il fuoco di Dio va toccato con le molle. Tutto ciò che parla di Dio va preso con riverenza. Quando serviamo il Signore non possiamo farlo a mani nude, ci vuole sensibilità, ci vuole delicatezza, ci vuole distacco, ci vuole distanza. L'angelo che non ha un corpo come il nostro non tocca il fuoco con le mani, ma lo prende con una pinza. Le cose del Signore vanno prese con le pinze. Verso 7, con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa, il tuo peccato è espiato. Quando si entra nella casa del Signore, si esce cambiati. Quando si viene in chiesa ad adorare il Signore, si torna a casa perdonati. Quando si vede la gloria di Dio, si torna a casa rigenerati, rinnovati, trasformati, migliorati. E l'angelo dice ad Isaia: questo l'hai sentito.
Cioè, gli ha preso il carbone ardente, gliel'ha messo sulla bocca, proprio dove era lì la sua debolezza. E il Signore viene a bruciare le nostre debolezze, perché per essere santi come Lui è santo dobbiamo essere fortificati nelle nostre debolezze. Ma per essere fortificati dobbiamo confessare la nostra debolezza. E mica finisce là. E te ne vuoi andare a casa così, lavato, rigenerato, rinnovato, purificato, santificato, e basta. Saresti contento di andartene così? Verso 8. Quando tutto sembrava finito, poi ricordati, con Dio c'è sempre un poi. Quando per te è tutto finito, la Scrittura ti dice poi. Dio è pronto a fare quello che tu non immagini. Udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? C'era solo Isaia. Non riuscì a tenere la bocca chiusa. Io risposi. Sì, perché spesso Dio ci parla, Dio ci chiama, ma noi non rispondiamo. Facciamo orecchie da mercanti. Quante volte chiami tuo figlio, chiami tua figlia, o chiami anche il ragazzo sul posto del lavoro, lo chiami uno, lo chiami due, lo chiami tre. Quando l'asino non vuole bere, hai voglia di fischiare. Ma Isaia non è un asino. Isaia c'ha ancora la bocca che gli brucia. C'ha gli occhi pieni della visione di Dio. Io risposi: inini can. Eccomi. Me lo dica in napoletano. Stung ca. Se non ti dispiace, se la cosa, Signore, non ti offende, ci vado io. E secondo voi al Signore può dispiacere una risposta del genere? Anzi, come ogni genitore, gli brilleranno gli occhi. Gli si spalancherà un sorriso con tutti i denti che il Signore non ha, perché è spirito. Ma non c'è cosa più gradita: rispondere alla chiamata di Dio. Inini can.